Indubbiamente Castiglioncello, prima di tutto, è una tappa storica dell'equitazione italiana e dopodiché è stata fortunatamente ripristinata da un appassionato, diciamo, del nostro settore, che è il dottor Martini, che ringrazio di cuore perché quando si porta comunque la nostra equitazione un po' al di fuori del contesto del solito centro ippico fa sempre bene al nostro sport. L'emozione che dà il campo verde, così anche solo l'ostacolo appoggiato sul campo verde, anche televisivamente, credo che sia una cosa insostituibile. Qui abbiamo questo campo verde, peraltro magnifico. Il campo adesso è quasi al top, nel senso che comunque è molto elastico, non si vede un cavallo scivolare, tiene anche dopo il passaggio di molti binomi, comunque tiene bene l'impatto con il terreno. Questi concorsi sicuramente dovrebbero essere incentivati, dovrebbero essere aiutati, dovrebbero essere vissuti da più persone possibili perché veramente sono esperienze bellissime. I cavalli qua si rigenerano, si riossigenano e anche noi addetti ai lavori ogni tanto abbiamo bisogno di questi, diciamo, contesti, di queste cornici. Ringraziamo pertanto principalmente Casale del Mare che ospita questo concorso, il dottor Martini e tutta la sua stupenda equipe, e noi da professionisti cerchiamo di fare nel migliore dei modi il nostro lavoro. Già la prossima settimana avremo sempre un concorso ippico nazionale 2 stelle, chiaramente sarà adatto, diciamo, a un livello di cavalieri un po' più dilettanti, ma forse sono quelli che dobbiamo curare di più, sono quelli che daranno ossigeno alla nostra equitazione negli anni futuri. E quindi ben vengano qua a Castiglioncello a toccare con mano che alla fine il nostro sport è natura, è salute, è mare, è aria pura e quant'altro.